Buongiorno a tutti, siamo con Luca Mantovani che è l'amministratore delegato della società Vigezzo and Friends che come tante altre in questi giorni è passata agli onori della cronaca per i fatti legati alla mancata apertura degli impianti sciistici. Allora, signor Mantovani, al di là dell'ovvio, che cosa è successo e come state vivendo questa situazione drammatica? Drammaticamente, nel senso, ci eravamo preparati per aprire il giorno 5, noi in realtà lo abbiamo fatto, abbiamo chiuso il giorno dopo dal punto di vista sciistico al pubblico, abbiamo avuto molto clamore perché siamo stati l'unica stazione, ci hanno chiamato disobbedienti, ma in realtà non lo siamo stati disobbedienti. Certo. Quel giorno è stato meraviglioso, non pensavamo di diventare così So, famosi, va bene. voi avete provato, diciamo, a tenere aperto, però verso le 11 di mattina vi è arrivata un'ingiunzione di chiusura, è corretto? No, non è corretto. Prego. Noi abbiamo aperto rispettando tutte le normative, non c'è stato, non è stata emessa un'ordinanza dal Ministero, c'era solo un comunicato stampa. Quindi Ok. abbiamo ritenuto di applicare l'ordinanza della Regione Piemonte e non un comunicato stampa che ci pareva non avesse nessun valore. Il giorno dopo è arrivata l'ordinanza che ha efficacia nelle 24 ore successive. Noi, lunedì è stata una giornata a tutti gli effetti normale. Il giorno dopo abbiamo applicato l'ordinanza come prevede la legge, quindi non si poteva più sciare e non abbiamo fatto sciare nessuno. Perfetto, perfetto tra virgolette. Allora, che danno economico è stato? Nel senso, perché voi avete dovuto preparare per una settimana almeno, immagino, le piste, avete dovuto. Che lavoro avete dovuto fare che poi non è stato minimamente ripagato dall'INPS? Allora, una stazione di sci, soprattutto a 1700 metri, non può essere mai abbandonata. Quindi noi quest'anno abbiamo avuto più di 5 metri di precipitazioni nevose. Quindi ci saremmo trovati, se non fossimo mai saliti e non avessimo non fossimo mai venuti su, saremmo sommersi dalla neve, non potrebbero neanche girare gli impianti, i battipista, cioè una roba impossibile abbandonarla, no? Certo. Oltre a questo, abbiamo fatto tutta l'attività di preparazione. Ci sono state date tutta una serie di date, come ben sapete, 7 gennaio, 18, 5 febbraio, cioè, avanti, adesso la prossima è il 5 di marzo. E quindi abbiamo lavorato tutta la settimana, ma il danno più grave è che sabato mattina noi abbiamo assunto le persone che ci mancavano per poter aprire il lunedì, che adesso sono in forza alla società, non hanno nessuna tutela. Dal punto di vista della cassa integrazione, perché sono stati assunti da poco, sono in forza alla società e tendenzialmente sono senza lavoro. Oggi siamo qua 5-6 persone delle 18 in forza senza poter fare niente. Quindi un danno che economicamente è quantificabile in quanto la stagione è finita, insomma. No, la stagione è. Certamente la parte importante della stagione è finita. Noi fortunatamente abbiamo una quota e tanta neve che ci consente mediamente di andare avanti almeno fino alla metà di aprile. Quindi se ci crediamo poco, se sarà possibile riaprire il 5 di marzo, noi proveremo ad aprire come abbiamo fatto in tutti gli altri tentativi. Quello che manca è la parte di supporto, cioè noi non abbiamo ricevuto nemmeno un centesimo. Era appunto quella la domanda. Gestiamo anche un rifugio da dove sono collegato io adesso, quassù, neanche su quello perché è codice Ateco secondario. Quindi anche lì neanche un centesimo. Quindi è proprio follia pura. È una roba. Noi abbiamo bisogno di due cose. Cioè, quanti soldi sono i ristori e soprattutto quando? Perché io da amministratore di una società di capitali sono tenuto a salvaguardare la società, i dipendenti e gli azionisti. Quindi o mi fanno fare dei ricavi o
o se non posso fare dei ricavi mi devono dare dei ristori. Certo. Chiudere la società e riaprire contro tutte le leggi, io riaprirò contro tutte le leggi. Mi assumerò questa responsabilità. No, ma anche perché qua si parla di sopravvivenza, noi siamo appunto di Italexit e siamo favorevoli alla riapertura degli impianti, anche perché ci sembra una follia bloccare uno sport peraltro fatto all'aria aperta e uno sport tanto più individuale, per cui voi sicuramente avreste potuto garantire il rispetto di tutte le distanze, di tutte le sicurezze che normalmente vengono richiesti in questi contesti. Addirittura abbiamo cambiato completamente la biglietteria della stazione in modo da averla completamente all'aperto, l'anno scorso era al chiuso. Abbiamo installato delle casse automatiche dove le persone potevano comprare il biglietto online e andare a prendersi lo ski pass alla cassa automatica leggendo un QR code, per cui cioè abbiamo adeguato tutta la tecnologia della stazione. Ma il paradosso è che la nostra cabinovia è un trasporto pubblico locale e quindi può girare e gira il sabato e la domenica per i ciaspolatori, per gli sci alpinisti. E 400 persone su 20 km di pista non ci possono stare, 150 persone dentro il rifugio sì. Qui siamo, cioè, è veramente una roba paradossale, senza senso. A questo punto me ne ha già un po' parlato, ma la speranza della politica quindi sono i ristori e delle date certe, insomma. Sì, perché fino adesso chiacchiere ne abbiamo sentite tante, cioè, le chiacchiere servono, non servono a pagare gli stipendi e neanche i contributi che abbiamo pagato l'altro ieri, quindi non, altro non serve, servono solo i soldi. Allora, signora Mantovani, noi la ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità, chiaramente le facciamo un grosso in bocca al lupo a lei e tutti i suoi colleghi, gestori e dipendenti, visto appunto che ormai ne ha assunto qualcuno, e speriamo insomma veramente che almeno il 5 marzo si possa ripartire. Grazie a voi e buona giornata.